dire che le immagini hanno reso, ci hanno dato veramente il senso di quello che è questa bellissima processione. E io vorrei immediatamente chiamare i consiglieri comunali che sono presenti, e la dottoressa Rita Lapaglia che mi ha rappresentato la sua esigenza di andare via presto, quindi la chiamiamo immediatamente. Prego. Buonasera a tutti, buonasera, io sono Rita Lapaglia, sono medico, sono anche consigliere comunale in questa ultima legislatura, nonché Presidente Commissione Ambiente e Salute al Comune di Messina. Intanto grazie, perché stare in questa, veramente in questo contesto, devo dire, mi riempie il cuore di gioia, soprattutto grazie agli organizzatori, grazie alle amiche che conosco, grazie al professore, perché veramente mi ha fatto emozionare. Io ho visto nella mia mente lo scorrere della mia età, del mio tempo. Ho visto questo, parlavamo col professore accanto. Ricordo quando mio padre, piccolina, mi metteva a cavalluccio per vedere la vara. Pensate, mi ricordo queste. Quando avevo i bambini piccoli, avevamo paura di portarli perché tale era la folla che i bambini venivano schiacciati. E quindi grazie veramente, perché mi sono resa conto che appartenere a questa festa è appartenere a noi stessi e alla nostra storia. Quindi la vara va difesa sicuramente, va difesa. E va tutto. Perché con questa sua vivacità, con questa grande competenza, con questa storia che ci ha detto, ci ha fatto entrare ancora meglio nel sistema della vara. Vedo anche qua la mia collega Antonella Russo, che ci trovavamo anche noi il 2013 però dietro la vara, e quindi abbiamo vissuto anche questa emozione, perché in quel momento, al di là della fatica che poveracci tirano la corda, c'è l'afa pazzesca, l'umidità pazzesca, e ti tieni a distanza con la mano perché rischi di cadere. Infatti Antonella, eravamo insieme, mi ricordo, abbiamo avuto anche questa emozione. Ora io entro in punta di piedi stasera, entro in punta di piedi perché accordandomi anche con la mia amica Costanza, l'amica Tarantino, che sanno che io coltivo sempre delle iniziative. Iniziative perché, come abbiamo detto, abbiamo sentito il professore Vitto Bona, accade che nella storia della vara, non si sa come, c'è come una defervescenza di questa prodigiosa manifestazione. Tra l'altro, non dimentichiamoci che il carro trionfale è più alto d'Europa. Quindi abbiamo anche questo business, questo Guinness del primato che dovremmo anche tenere presente. Quindi io stasera manderò delle slide un attimo, perché volevo proporre un'iniziativa, perché stasera si parlava anche di propositi. Certo. Aspettate un momentino che apro il file, eccolo qua. Se mi aiuta qualcuno per la proiezione. Sì, 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 la dovrebbe fare solo. Spera nel miracolo, spera nel miracolo. Allora, sostanzialmente, perché il mio pensiero è nato, come vi ho detto, è un pezzo della nostra vita, della nostra storia, quello che abbiamo vissuto da piccolini ad ora. E quindi accade, ora vi spiego cosa intendo con questo, accade che man mano che passano il tempo, mentre i ragazzini piccolini ci riportiamo, guardiamo, man mano che crescono c'è un disinteresse, perché l'essere coinvolti anche in manifestazioni di carattere ecclesiastico va da sé, ha necessità di essere incorniciato in un sistema